Sì, ieri la commissione elettorale ha verificato le liste che sono state presentate dai ragazzi, sono state ammesse 5 liste che potranno partecipare alla competizione elettorale il 14 giugno presso il Samantha Della Porta. Le votazioni si terranno dalle 9:30 alle 20. L'invito mio e di tutta l'amministrazione è quello che i ragazzi dai 15 ai 30 anni possano partecipare alle operazioni di voto per eleggere sia i consiglieri che il presidente del forum. C'è stata una risposta importante da parte dei giovani. Noi con orgoglio e con soddisfazione possiamo dire che abbiamo coinvolto tantissimi giovani in questa iniziativa. È stata una risposta sicuramente positiva. I giovani hanno presentato molti programmi. Nei programmi si leggono soprattutto l'idea di costruire una città nuova, una città sostenibile, la diffusione di una cultura, l'apertura verso incontri, verso progetti di più ampio respiro. I ragazzi sicuramente vorranno questo e noi siamo convinti che il forum è uno strumento indispensabile per loro, cioè ci consentirà di avere la vicinanza di questi ragazzi e il nostro compito come amministratori è proprio quello di coinvolgere quanto più possibile il tessuto giovanile per orientarlo verso la condivisione di un progetto più volte detto di una città con un profilo sicuramente europeo. Una città amica dei giovani e della conoscenza. È questo che noi vogliamo oggi realizzare con la costituzione del forum.